Nome? Turpano Daniel. Età? 27 anni. Professione? Bartender. Locale in cui lavori? Lavoro a Grigua Foce in piazza Paolo da Novi. Da quanto tempo e perché hai scelto di diventare barman? Ho iniziato quando avevo 21 anni, ho iniziato facendo il lavapiatti, poi sono passato a fare l'aiuto cuoco, poi il pizzaiolo, poi il barman di giorno, poi il cameriere e finalmente sono riuscito a fare il barman. Che caratteristica deve avere un barman? In una parola direi innovazione, deve essere costantemente rinnovato sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista del servizio, dei cocktail piuttosto che del cibo, di tutto diciamo un po' a 360 gradi. Il rapporto con la clientela? Un rapporto tutto sommato penso bello, noto un pochino più di ristrettezza, poca confidenza se possiamo dire così da parte del cliente. Un complimento? Per fortuna ho avuto anche diciamo queste soddisfazioni, non me li aspettavo a volte, molto tra virgolette profondi. Un cocktail che hai inventato? Un cocktail abbastanza strano che ho inventato, avevamo due clienti in particolare che venivano spesso e mi dicevano sempre fai te qualcosa di forte. Ho fatto un cocktail dove ci ho messo dell'assenzio, della sambuca, della vodka, un layer sotto di liquirizia, tant'è che sono 2 anni che continuano a venire questi clienti e gli piace tantissimo, io l'ho assaggiato, per me è imbevibile sinceramente. Tra 10 anni come ti vedi? Spero di vedermi non facendo più il barman, perché ho intrapreso un'altra strada. Nonostante il lavoro da barman mi piace ancora tantissimo, spero di diventare un programmatore. Ci fai una shakerata e inviti tutti a venirti a trovare nel tuo locale? Allora ragazzi, ci trovate in piazza Paolo da Novi, al Grigua Foce. Vi aspettiamo tutti i giorni per dei ottimi cocktail.